il lavoro che è stato fatto nel quartiere 4 quest'anno come l'anno scorso, perché anche il volume che vi ho presentato è stato notevolissimo. E Mirko, quando mi ha telefonato, mi ha fatto molto piacere. La cosa che mi veniva in mente è che l'alluvione qua è stata vissuta in modo drammatico, ma che il fiume qua abbia il senso di libertà del suo corso lo testimonia la storia. Io ricordavo in questi giorni come Leonardo da Vinci ci abbia consegnato immagini di quello che era il percorso, diciamo, a valle dell'Arno e quindi in riva sinistra, la zona dell'Isolotto, perché Leonardo da Vinci era persona che è stata impegnata per molti anni nel quartiere 4 nel fare quello che è il quadro più importante che in assoluto abbiamo in Toscana. Il resto se l'è portato in Francia quando andò a morire ad Amboise. Il quadro più importante, se voi andate agli Uffizi, qual è? L'Annunciazione. Ecco, se voi andate a vedere bene dove lui ha avuto la commissione per l'Annunciazione, per chi ha fatto l'Annunciazione, è per la chiesa di San Bartolomeo, che dopo tutti gli sfrattati che impedivano l'accesso a Monte Oliveto, sulla collina di Marignolle, sulla collina per lo sguardo, ora è più libera, quindi io vi consiglio di andarla a vedere perché è bellissima, gestita dai monaci olivetani di San Miato al Monte. Ma appunto a Monte Oliveto devo dire che si vede anche bene il punto, perché che dà ragione della prospettiva un po' particolare dell'Annunciazione, dove lui dipinse. Quindi è evidente, se lui ha passato dei mesi a dipingere l'Annunciazione a San Bartolomeo, in uno dei punti più belli di visione del quartiere 4, si vede anche proprio sullo sfondo da San Bartolomeo il corso dell'Arno, e si capisce perché lui abbia spesso rappresentato questo corso, che si presenta in mille rivoli, tant'è vero, non è una sorpresa, non lo sapete tutti, il nome Isolotto deriva dal fatto che c'era questa isola all'interno di un corso dell'Arno che era molto ampio. Quindi se noi abbiamo irregimentato l'Arno, ma qui per secoli l'Arno è stato una sorta di fasci di corsi d'acqua, che già quando andiamo a dare il toponimo Isolotto, quello era ancora un isolotto, voi vi immaginate che cosa non deve essere stato l'alluvione quando l'Arno si è ripreso il suo corso. E qui naturalmente sappiamo bene, io devo dirvi che consentitemi la nota personale, perché sono cresciuto in questo quartiere, ricordo quel giorno il 4 novembre del 1966, io abitavo in fondo a Via degli Arcipressi, avevo 7 anni, e la mattina del 4 novembre, allora per la festa a scuola, mi alzo e vado, non si accendeva la luce. E quindi dico: babbo, non si accende la luce, vieni, va a letto, oggi non c'è scuola. Dopo mezz'ora vado di nuovo: babbo, non si accende la luce. Oh, oi, che male, l'espressione di mio padre, la festa. Dice: ma babbo, vai, io voglio stare, voglio alzarmi, voglio stare, voglio giocare. Che lui, bambino di 7 anni, oggi il mio ne ha 8, quindi mi ci ritrovo. Va al telefono, alza la cornetta, guarda Enel, era arrabbiato perché la violenza di alzarsi dal letto, e telefona all'Enel, e l'Enel, e lui, mi ricordo ancora, proprio come se fosse ora: scusate, ma qui è mio figlio che sta provando, è un'ora e non si accende la luce. E vedo che la voce gli si blocca, butta giù. Cioè, l'operatore mi ha detto: Firenze è tutta sott'acqua e lei viene a protestare. Quindi mio padre mi fece vestire, si vestì e facemmo la collina del San Carlo. L'acqua era arrivata a via Pisana era sott'acqua, però per fortuna lì dove eravamo noi, via gli Arcipressi, per dire l'acqua appena appena non era arrivata. Però ecco, la dimensione, voi pensate, a via Pisana dall'Arno era arrivata l'acqua, e la visione dal San Carlo di tutta la distesa d'acqua per me fu impressionante, per questo ho citato Leonardo, perché rivedo questa zona come un immenso fascio d'acqua nel quale, a seconda del carattere torrentizio dell'Arno. Quindi è indubbio, questo è un quartiere che, come bene le fotografie raffigurano, questa vicenda l'ha subita fino in fondo, e forse uno dei quartieri simbolo, anzi io lo definirei uno dei quartieri simbolo dell'alluvione di Firenze. E quindi questo lavoro del quartiere 4 di memoria e di illustrazione dopo 50 anni è importantissimo. Grazie.